che dobbiamo attribuire a Mario, perché sicuramente lui è il miglior promoter di se stesso, e lo scopriremo stasera attraverso la presentazione di questo libro autobiografico. Però volevo soltanto, come introduzione, diciamo, ricordare una cosa importante, perché non è scontato che una persona abbia deciso di raccontare di sé, cioè di mettere la propria vita di fronte al giudizio delle persone che prendono in mano questi libri che lui ha scritto. Questo è il secondo libro che ha scritto sulla sua vita. E vi leggo queste due frasi che Monsignor Kamisaska ha scritto a Mario in risposta al libro che Mario gli ha inviato dopo averlo letto. E dice: apprezzo molto anzitutto il fatto che tu abbia avuto l'esigenza, la voglia e le forze di scrivere la tua storia. Non è da tutti. E che poi tu l'abbia voluta pubblicare per condividerla. Significa che quello che hai vissuto ha per te il valore di una testimonianza. È un segno per il mondo. Ringraziamo il Signore e Don Giussani che hanno fatto sì che le nostre vite diventassero vere, operose e coscienti del loro valore. Ecco, già questo, secondo me, è un incipit che ci mette un po' sulla strada buona per capire che il momento di questa sera è un momento serio, anche se il libro di Mario è pieno anche di tante battute, di tante facezie, di tanti stimoli, diciamo così, che lo rendono ancora più piacevole nella lettura. Lo intervisterà qui alla mia destra il dottor Gabriele Fontana, che in comune con Mario ha il fatto che non è un cielino prima di tutto, quindi questa è la storia di Cino Peluco, ma Gabriele è un cattolico, cattolicone, il comune con Mario è il fatto che è un agrario. Allora si è pensato che questa comunanza potesse facilitare un dialogo molto, molto libero, molto, molto tranquillo, perché insieme hanno condiviso tante esperienze, tante discussioni, si conoscono da tempo, quindi non vogliamo fare una roba autoreferenziale, no? Cioè Mario dice questa è il libro di la storia di un cellino qualunque, ma noi usciamo anche un attimino da questo ambiente e cerchiamo di capire perché un cellino qualunque può essere una persona che ha una testimonianza da dare per tutti. Grazie e buona serata. Ecco, grazie, io non sono un cellino, ma ho tanti amici cellini, tra cui io, Mario, mi sono rassegnato a questa condizione. Non mi ci trovo neanche tanto male, a dire la verità. Quindi Ivo ha già anticipato il motivo di fondo di questa strana coppia, non di fatto ma di vita, che è qui da questa parte del tavolo. Ci conosciamo da tempo, abbiamo avuto appunto vite convergentemente parallele, siamo più o meno coetanei, un po' più vecchio di me, ma non fa niente. Abbiamo vissuto gli stessi tempi, il tempo in cui l'utopia della dittatura del proletariato andava scolorandosi nel sangue del terrorismo, siamo sopravvissuti decorosamente entrambi, fronteggiamo l'utopia presente della dittatura dei desideri e del relativismo come autorevoli personaggi l'hanno definita, e quindi conosciuto gli stessi anni difficili e fatto lo stesso mestiere, ecco, insomma, questo è l'esordio. Siamo incrociati più volte nella nostra vita, vero? Abbiamo conosciuto anche tante persone in comune e abbiamo avuto lì. C'è un errore fatale quando si presenta un libro, e quello di raccontare il libro, ovviamente, perché la prima conseguenza è che se si fa il riassunto del libro, l'abstract, come si deve nel nostro gergo, poi nessuno lo compra, tantomeno nessuno lo legge. Quindi divagheremo un po', no? Così, a ruota libera. Quindi siamo al secondo volume. Il secondo volume, siamo in attesa del terzo, ma qui abbiamo bisogno, siccome questo copre grosso modo lo spazio fino al tempo di scrivere, 3-4 anni fa, possiamo dire così, ecco. E c'è un problema. Adesso qui noi siamo abituati per mestiere a fare delle statistiche, vero Mario? Allora, i libri sono due. Il primo libro, l'epoca mia, sembra fatta di poche ore. Benissimo. Adesso io ho scritto tutto, perché sono 220 pagine per 10 anni.
fanno 22 pagine per anno. Il secondo volume sono solo 175 pagine per 40 anni. Meglio così, perché mantenendo la media questo qui sarebbe stato 880 pagine. E invece è molto meno. Come mai questa differenza di peso specifico? Grazie. Si dice agronomi, no? Gli agronomi sono dei possibili comunque siamo due agronomi. Perché il primo libro è così, copre solo 10 anni e il secondo 40, perché prima di tutto perché i 10 anni formativi sono stati per me pieni di senso in tre questioni che ho vissuto e metabolizzato in quegli anni, dal momento della presa di coscienza dell'evoluzione della storia familiare, quindi chi erano i miei, da dove venivo, la formazione intellettuale e cristiana che ho avuto, partendo da un certo punto in poi, perché io non ho avuto una particolare formazione cristiana prima di quel punto, e la scelta universitaria, cioè la ragione per cui ho fatto quel che ho fatto. Questi passaggi sono stati in fondo quasi semplicemente svolti nella seconda parte della mia vita, e questo, questo nella, perché c'è un fattore unificante, io ho cercato di mettere nel libro, no, che la vita è uno, perché qualsiasi cosa, questo uno, noi dobbiamo, io devo rispondere, no? C'è un'unità profonda, quindi i fattori dell'unità si sono manifestati attraverso l'incontro con il mio in quei 10 anni. E i secondi 40 sono stati lo svolgimento, l'applicazione, lo svolgimento, non tanto l'applicazione nel senso che io ho fatto qualcosa di particolare per applicarlo, ma che le circostanze li hanno deciduti, li hanno. Le circostanze che non ho finito io, che però sono fatte proprio tante circostanze in cui sono venuti fuori tanti dettagli che vengono scritti nel libro, che mi sono divertito a scrivere, tipo cosa ne penso dei viaggi, cosa ne penso della scienza, cosa ne penso della politica, tutto attraverso non tanto le idee che mi sono venute, ma i fatti che mi sono capitati. I fatti che mi sono capitati, che ho cercato di leggere, questo è un mio vezzo, come qualcosa, come quasi che io vedessi una vita vissuta da un altro, no? Perché dopo, quando dopo che l'hai fatta, dici, ma chissà chi è che era, chissà com'è che è successo, chissà com'è, chissà chi è che ha vissuto quelle cose lì. E guardando un po' da distante, le rende più semplici e più chiare anche per me. Fatti capitati, e in effetti, diciamo, tra i primi fatti capitati, io mi sono il primo volume, grosso modo, cioè, grosso modo, no, si conclude col matrimonio, giusto? Sì. Questo è un fatto capitato. E mi sembra, come dire, poi nel libro c'è la miglior attrice non protagonista, sul non protagonista ho qualche dubbio, vero Mario? Sì, sì, ecco. Cioè, non protagonista nel gergo cinematografico, ma in realtà si capisce bene che il protagonismo è stato rilevante. E tra i fatti capitati,
vabbè, poi viene il lavoro, vengono tante cose, ma siamo a Legnano, parliamo un po' di Legnano, cioè il trasferimento a Legnano, giusto? Questo è un fatto capitato e poi è determinato anche se una serie di incontri, dico bene? Cioè, questo. E da qualche parte Mario mi ha confessato che lui ha interessi ormai prevalentemente letterari. E da qualche, dunque non ho più ritrovato, ma nel primo libro da qualche parte tutta la storia del trasferimento a Legnano è andato via da Milano, capitemi, tira in ballo Ovidio, niente di meno che l'esilio di Ovidio. Allora, se qualcuno vuole crogiolarsi nell'esilio di Ovidio, lui ne parla pochissimo, posso fare un suggerimento di leggere un altro libro che non sia tuo, vediamo. 60 anni fa, quindi più o meno, un po' più o meno la nostra età, usciva un bellissimo libro di Vinti Laoria, nessuno sa chi sia, è un romeno, esule, e scrisse Dio è morto in esilio, e racconta dal punto di vista di Ovidio l'esilio, ma lui l'esiliato era lui, insomma, perché era molto, non era in grado di tornare a Roma. È un libro che ha 60 anni, però è stato pubblicato più recente, è un libro che lessi molti anni fa, che mi è piaciuto molto, però lì fa sul serio, l'esilio a Legnano del povero milanese insomma, è stato assorbito molto più facilmente. Ma cosa ti manca ancora? Ti manca ancora qualcosa di Milano? Bisogna rifarsi alla mia storia del terzo libro, che sarebbe il primo, perché io ho scritto anche quello da 0 a 15, però non lo pubblicherò mai. Comunque io sono nato da una commissione di razze e di esperienze molto diverse. Io ho trovato a Milano, e sono nato a Milano, io ho vissuto a Milano i primi 30 anni della mia vita. E questa città è stata per me, diciamo, quasi un'estensione del mio io, ho scritto nei miei libri, perché non avevo proprio idea di lasciarla, anche se oggi non avrei idea di tornarci, non solo perché è un ospitale, almeno se un ospitale per una vita normale, una vita grossa, ma anche perché, appunto, come diceva lui, l'esilio è diventato qualcosa di l'esilio, perché qua è diventato qualcosa di familiare. Vabbè, cioè, siamo venuti qua perché mia moglie ha deciso di venire qua, questo è fondamentale, ma anche perché protagonista. Ma anche perché a me tutto sommato non importava molto di dover ritare, perché una volta usciti da Milano per me andava bene tutto, forse avrei preferito qualcosa di più capestre. E quello che ho trovato è stato, beh, certamente sono arrivati, io dico qualcosa sulla società, è molto semplice, siamo arrivati al periodo che la deindustrializzazione di Legnano era quasi compiuta, non c'erano più le fabbriche, non c'erano più, o c'era ancora la Tosi, ma via di smantellamento, perché siamo arrivati nel 85. E dal punto di vista sociale una società in trasformazione. E io oltretutto abitavo in un posto molto fuori mano, che era una zona, che è un quartiere molto ricco, di recente urbanizzazione. Io credo che forse per deformazione professionale abbia colto di più l'animus di Legnano, come ho scritto nel libro. Non tanto e non solo nei monumenti su cui spicca San Magno, ma anche sulle chiesette periferiche, delle quali una è stata per un periodo la mia chiesa di riferimento a
abbastanza fame, che stavano a limitare tra la campagna e la città, tra il nuovo e il vecchio, e che mi hanno riconciliato un po' con questo mondo dove non ero pure abituato a vivere, ma a vivere solo la campagna, non sono mai stato un provinciale, come mi sembra di essere adesso, almeno dal punto di vista della vita quotidiana. Venendo lì, venendo in quel posto, che non era Lignano e non era Milano, perché era Lignano di Fusceria, però ho avuto l'avventura di vederci e stringere un'amicizia, si può dire profonda, ma comunque più che profonda, giornaliera, concreta, inevitabile, con alcune famiglie del movimento Cooperazione, ma anche dei miei vicini di villetta, che è durata per 30 anni e che ha rappresentato per me un radicamento in questa realtà, il radicamento nella vita, perché forse a Milano o in qualsiasi altro posto non sarei andato così a fondo nel vivere la vita normale, nel vivere la vita quotidiana dei bambini, dei figli, dei nonni, delle famiglie, della scuola, di tante cose che si sono verificate. E di questo ho colto, cioè, se uno volesse dire, l'introduzione che la Rachele De Paiusco ha fatto, Suor Rachele De Paiusco, no? Che è la superiore del Seminario di San Carlo, ha colto dicendo quello che era per lei, quello che è stato per noi tutti, e questo coinvolgimento di cui si scrive soprattutto nella quarta di copertina del mio libro, che non vi risparmio, di cui vi risparmio la lettura, ma che spiega abbastanza bene. Poi si potrebbe parlare del palio e di tutte queste cose che sono importanti, per carità, sono... Però mi garbano un pochino, perché sì, è bello, ma non è certo come quello di Siena. Siccome io sono mezzo toscano, non mi lascio troppo coinvolgere. Io sono solo un quarto toscano, per di più di parte pisana. Sei un quarto, un mezzo senese. No, pisano. O tu, Spero che non ci sia nessuno di Lucca. No, neanche di Livorno. Comunque è chiaro che, scusa, faccio, enuncio un principio di genetica. L'eterosi migliora. Certo. Lo traduciamo? Cioè, a mescolare le cose del fuor di meglio, ecco. Io ho molte meno nostalgie perché vengo da Rho e non da Milano, capite la differenza? È vero che tra i 20 e i 30 anni ho prima sciacquato un po' i panni nel Po e dopo anche nel Tevere, però insomma, poi ho imparato, devo dire, ad apprezzare Milano e non me ne pento. No, però c'è una cosa che mi ha particolarmente colpito, e che è proprio la questione di Mazzafame. Perché sono abusato e citatissimo proverbio africano: ci vuole un villaggio per fare un fanciullo. E questa dimensione del villaggio di Mazzafame, che mi sembra un'esperienza tanto straordinaria, proprio al di fuori dell'ordinario, perché non credo che sia al di fuori di una civiltà diversa dalla nostra, stanziale, di piccoli gruppi, di villaggi veri e propri, magari sopravvive ancora, non so, nell'ambito delle Alpi, tutta l'Italia centrale che si sta drammaticamente sporando e così via, ma nei nostri ambienti di
vicino alle grandi città, di sviluppo industriale, di agglomerati comunque di una certa dimensione come Legnano, non è così facile che si verifichi una comunità di vita così legata come quella che tu descrivi in Antueva. Non so se sia mai possibile una ripetizione di questa situazione, perché credo che forse quelle fortuite circostanze che l'hanno determinata non siano così facili da riprodursi. Cosa ci dici di questa esperienza che a me ha colpito molto veramente, perché certamente la mia vita è mancata. Beh, le circostanze non sono fortuite e si possono ripetere in modi diversi. Il fattore unificante è stata la nostra appartenenza al movimento che ha dato per ciascuno i frutti che ha dato in tanto in quanto lui ha vissuto la sua vita come gli è toccato. Il fattore unificante, la cosa divertente di Mazzafame è che questo fattore unificante debordava anche il fatto che fossimo tutti del movimento, perché debordava nel senso che anche altri venivano contagiati da questa unità, e soprattutto grazie al rapporto che avevano i bambini. Io ho presente tante famiglie che hanno avuto i figli che frequentavano con la scuola o gli stessi vicini di casa, no? Che certamente non erano così in sintonia, che però hanno vissuto questa esperienza dico che oggi sarà diverso, cioè non sarà più possibile nulla è più possibile di quello che è passato. Quello che mi colpisce leggendo il libro che ho scritto, come se avesse scritto un altro, è che non solo la mia vita è passata, ma sono passate le circostanze contorno che non mi permettono più di essere up to date, cioè aggiornate, non solo negli studi agronomici, ma anche nel fatto di capire i giovani, di giovani di adesso, o essere in grado di partecipare pienamente allo sviluppo della società, e insomma, o riuscire a pensare come pensa la gente di adesso, no? Perché lentamente uno appunto passa di cultura, anche se non è mai completamente vero, perché si può sempre ricominciare, però non bisogna fermarsi a quello che uno sa, e questa è la cosa più difficile, perché il pregiudizio, inteso come lo so già, frena qualsiasi sviluppo, qualsiasi innovazione. Ecco, cosa è successo a Mazzaframe? È successo che, l'ho scritto anche nel libro, è successo che abbiamo vissuto una vita in comune. Abbiamo vissuto una vita in comune che ora non viviamo più, quelli che ce l'hanno fatto, ma continuiamo a camminare ognuno per la sua strada verso la stessa meta. In quel momento, in quel prato comune, la meta era più centrale, era più riconoscibile, era più diretta per ciascuno di noi. Non ricordo se lo citi, ma quante unità familiari c'erano in quel... Decine. Ah, in tutto 30, però una decina di più. Ah, 60 con tutte le... Sì, va bene. Sì, ma 60, diciamo, con l'omogeneità? No, con l'omogeneità, una quindicina. Quindicina, insomma. Quindi comunque, molti paesi alpini sono molto più piccoli. Senti, no? Quando abbiamo fatto quattro chiacchiere preventive, che io ho completamente dimenticato,
dimenticato, sto andando in tutt'altra direzione, ma lo faccio apposta per mettere in imbarazzo Mario, così tira fuori delle altre cose. Posso continuare? Grazie. No, c'è una cosa che mi aveva colpito di una straordinaria immediatezza, proprio tra le prime pagine del libro, no? C'è questo giovane uomo, cioè lui, da giovane, che si affaccia alla vita professionale, alla vita familiare, eccetera, eccetera, fa una serie di considerazioni molto anche profonde e intitola questo capitolo Polvere. Cioè, perché gli ho chiesto? Perché? Insomma, sono anni, pensate, io penso alla mia vita, provateci anche voi, quando ci si affaccia nel mondo del lavoro, si cominciano a fare delle esperienze anche coinvolgenti, si comincia a capire che magari quello che abbiamo studiato a qualcosa serve, ci sono tutte le novità della vita di lavoro, della vita familiare e così via. Più che polvere, a me viene in mente aria che gira, insomma, una situazione che impedisce invece alla polvere di depositarsi. Come mai questa, l'uso di questo termine, questa... Vabbè, la polvere, io bisogna chiarire un attimo di cosa parlavo. Cioè, io ho finito l'università, abitavo a Milano, mi ero sposato e ho trovato lavoro. Perché quando mi sono sposato io ero un precario universitario, pagante, diciamo, in nero. Quindi sono stato un passo, ma comunque. Quando uno si... bisogna anche dire che l'esperienza che avevo fatto prima, quindi la vita universitaria del movimento, la vita nelle scuole superiori prima, poi l'università, era quasi come una specie di mazzafava, di esperienza di mazzafava in sedicesimo, cioè anche lì c'era un'esperienza profonda di... è una vita comune, un'esperienza profonda di vita comune. E i primi anni, i primi momenti della presa di responsabilità della famiglia e del lavoro sono stati sicuramente un appannamento. Un appannamento vuol dire che quello che gli orizzonti si chiudevano, come diceva, adesso lo cito perché un signor Scola diceva, voi ragazzi, lo diceva che erano ancora all'università, voi ragazzi siete ancora all'università, siete ancora nel momento in cui pensate che la vita abbia degli orizzonti sterminati per voi e il vostro futuro, mentre tra poco vi accorgerete che l'unica dimensione in cui che potrete veramente approfondire è scavare in profondità nel metro quadro di terra in cui siete stati, vi si confinerete quando dovrete lavorare, quando dovrete. Ecco, però questo confinamento, questa solitudine in parte, questa opacità della vita che io ho chiamato polvere, si deposita lentamente su quello che fai tutti i giorni e ti stacca dalle tue certezze, che poi sono certezze esistenziali, cioè sono i radici, sono il tempo che dedichi a loro, e questa polvere è durata un po', e la cosa buffa è che praticamente tra le mie quattro figlie sono nati in questo periodo un po' di opacizzazione, di imborghesimento, di perdita di coscienza. Ed è questa la molla che mi ha in fondo condotto a fare tante scelte di lavoro e di famiglia, in fondo anche compresa quella di vivere intensamente la vita di Legnano, come riscatto, perché se uno sta attento a questi momenti di appannamento, di impolveramento, se uno sta attento e lo chiede, questi momenti passano, anzi diventano un gradino appunto per migliorare. E in fondo, tutto sommato, si tratta in qualche misura del ritorno al reale dopo, non necessariamente, penso però,
che gli ideali maturati in un momento di formazione giovanile che sicuramente è stato significativo, ma è chiaro che altrimenti non ci sarebbe il primo volume, insomma. E la realtà ci mette sempre alla prova, alla fine. Non credo che si possa eludere questa prova nella vita. Ci mette alla prova, ci sfida e qualche volta ci delude, qualche volta ci deludiamo da soli, perché non riusciamo a corrispondere fino in fondo a questa realtà, ma alla fine la vita è anche questo, e come dire, non dobbiamo rassegnarci, dobbiamo affrontarla, dico bene? Sì, sono visto lei, quello che ti dica, sì, certo. Certamente, come dicevo, forse la differenza che abbiamo con lui è che tu parti molto dagli ideali. Io se non li vedo tutti i giorni, gli ideali mi dimentico, mi stufo. Cioè mi stufo comunque. Però effettivamente non sono capace di andare dietro tanto alle cose o a quello che penso che sia vero, senza che lo possa sperimentare tutti i giorni, anche magari non cogliendolo direttamente. E questo è quello che mi era capitato con gli amici a Legnano, e l'ho messo anche nel libro. Tante volte le cose importanti le vedi con la coda dell'occhio, no? Stai facendo una roba, le vedi con la coda degli occhi, lo sai, e lo sai che lì sta il vero. Magari stai facendo altro, magari continui a fare altro, però ti accorgi. E non puoi far finta che non sia successo. Quindi ti freghi da solo. Questo è. Che poi sono le due cose che io adesso voglio fare una citazione, due cose che mi ricordo dall'università del signor Giussani, che domani o dopodomani, quando partirà la causa di beatificazione, diceva tre cose. Uno diceva, guardava e diceva, ecco ragazzi, io, chi sei tu Cristo per me? Questa è la cosa che mi ha colpito e che non è mai, la risposta non è mai finita. E l'altra era, ragazzi, dobbiamo poggiare il capo sul petto di Cristo, come San Giovanni l'ultima cena, cosa che gli lasciava del tutto, cioè come possibile. No? E l'altra era, ecco, vedete ragazzi, io quando sono qui e tiro su questa bicchiere per bere, stavo parlando, con la coda dell'occhio vedo là in fondo il Signore che mi guarda. Queste tre cose hanno sempre condotto la mia vita, che non c'entra tanto con quello che stiamo dicendo, ma va bene lo stesso. Ma abbiamo dichiarato in esordio che avremmo divagato. Comunque, il reale è superiore all'ideale, ma direi che soprattutto superiore all'ideologico, che è la malattia del nostro tempo, quindi ci ho detto bene così, ecco, che poi, ovviamente, secondo me intendersi sul termine ideale non sono convintissimo di essere così idealista, ma comunque si fa per dire, ma in effetti nella mia formazione giovanile una cosa importante è stata proprio, ma penso per molti, perché per quel che conosco io, l'esperienza che immagino comuni in più la maggior parte delle persone che sono qui davanti, il superamento dell'ideologia, di un modo di pensare che è molto moderno, mi auguro che non ci appartenga. Devo dire che grazie a degli incontri felici per me è stato anche abbastanza precoce. Quindi io vedo una grande vicinanza, ecco, da questo punto di vista. Senti, ma ecco, torniamo un attimo su. Emerge in quello che scrivi, chiamiamolo così,
problema generale della coerenza. Ecco. Il problema di come trasporre le esperienze forti, quelle di cui abbiamo parlato adesso, degli incontri decisivi, di quello che ha cominciato a formare una personalità, una visione della vita, una cultura. La cultura non è l'erudizione, chiaramente, è il modo con cui vediamo le cose della vita. Definire, ridurre la cultura e l'erudizione è sostanzialmente una stupidaggine. E poi vengono gli impegni familiari, vengono il lavoro, vengono tutte queste cose che mettono alla prova la nostra visione della vita. E quello che vediamo davanti è quello che vediamo con la visione laterale, col campo visivo allargato. Ovvio che trasmettiamo quello che abbiamo ricevuto, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. A un certo punto tu dici, lo cito, attenzione, aperte virgolette, è complicato collegare i piani su cui scorre l'esistenza cercando di mantenere in equilibrio, dice a un certo punto. Adesso mi devo farmi interrogare. Sì, questo era mantenere in equilibrio. Avevo in mente e ho in mente la laicità della vita, soprattutto del lavoro, degli incontri che fai, e il resto, non solo del lavoro, ma anche della società che frequenti, della politica, di tutto quello che abbiamo fatto, e quello che dovrebbe essere, che sono le tue convinzioni, il tuo modo di vivere, il piano ideale e il piano pratico. Facciamo un esempio, è complicato ottenere, io per esempio nel lavoro ho sempre cercato di capirlo in maniera un po' laica, cioè di non applicarci sopra tanti paludamenti. Ecco, ma facciamo un esempio, io come dicevo ho cominciato a lavorare, a un certo punto ho lavorato 10 anni nel multinazionale, qua là, su giù, e ho fatto anche una discreta carriera, ho imparato tante cose, poi a un certo punto mi è stato proposto di mollare tutta questa vicenda e andare a lavorare in una cooperativa del movimento, che non è una scelta facile, non è una scelta che rinnego, però è diventato evidente che l'ideale non si incarna mai completamente in una cosa pratica. E questo è successo, come è descritto nel libro, e ha provocato dei cambiamenti in me, tanto è vero che poi dopo ho nato questa esperienza, e mi ha fatto capire che, come capita spesso, appunto, non si può mai pensare di essere arrivati o di aver risolto un problema o avere la felicità su questa terra, o insomma comunque automaticamente o in maniera sintomatica applicando il piano ideale al piano reale. Non so se si capisce, però io ho capito molto bene. Nel senso che, ecco, questo cosa ha portato? Cosa ha portato? Un po' di disillusione, certamente, un po' di umiltà, certamente, perché magari tante cose ero io che le provocavo, non riuscivo ad andare d'accordo con gli altri per colpa mia, e un po' tanta solitudine. Una cosa che mi ha segnato, soprattutto nel mondo del lavoro, è essere
tendenzialmente un po' solitario, un po' da solo, ecco, questo sì. La cooperativa è stato uno dei punti di contatto, perché io in anni abbastanza recenti, in realtà, pochi anni fa, ho lavorato un po' per loro, non con loro come te, ma in circa solo 10 anni, hai detto, vero? 7-8. Sì, adesso diciamo che poi usciamo dalla dimensione un po' drammatica anche. Però sempre in un altro punto del libro tu dici, proprio per quanto riguarda l'esperienza di lavoro, forse hai già risposto in qualche misura, però c'è stata una frase che veramente mi ha colpito, devo dire, ma proprio senza ironia. A un certo punto dici, i miei amici non mi riconoscevano più. Questo, come dire, mi è sembrato una sorta di ombra che si è, anche qui, un po' come la polvere di prima, che si è un po' depositata sulla tua esperienza di lavoro. C'è una traccia di delusione un po' che percorre tutto il racconto del tanto lavoro che hai fatto, perché hai veramente fatto tante cose, anche significative, mi sembra. Però, se vuoi parlarci ancora un po' delle delusioni, va bene, ma adesso dici anche che cosa salveresti però di quello che hai fatto. Io l'ho veramente trovato significativo, anche perché conosco la sostanza dal punto di vista della realtà, di quello che ha significato. Beh, quello che salverei di quello che ho fatto. Io ho fatto tante cose, come dicevo, le ho fatte tendenzialmente un po' da solo. Le ho fatte con una sfida. Io ho scritto: se non ci si prova, che si sta al mondo a fare? No? Se uno non prova a costruire l'opera sua che Dio abita, come dice l'Annuncio a Maria, no? Cioè, c'erano quelli che costruivano una cattedrale. Io che ho fatto qualcosa. Io quello che ho fatto mi è piaciuto, è stata la cosa tutta mia che Dio abita, come dice Annuncio Maria, anche se poi la cosa tutta mia che Dio abita, alla fine mi sono reso conto che forse sono di più i figli che il lavoro, però questo è venuto dopo. E le delusioni che tu citavi sono inevitabili. Sono inevitabili perché, come si diceva, non c'è il paradiso in terra. In terra siamo sempre mischiati di positivo, negativo, di errori, sia personali che comunitari. Però certamente non rinnego quello che ho fatto, perché è stata un'espressione della mia volontà di esserci. E quello, quando non mi riconoscevano più, in fondo era perché ci volevo essere. Tante volte il mio esserci con gli altri, anche con voi, con quelli che sono qui, tanti li conosco, io prevarico, cioè tendo a impormi, non perché mi ritenga superiore agli altri, ma perché se uno non c'è, se uno non, che si viva a fare, no? La mia mamma diceva, se non si litiga. Ecco, io non voglio litigare, non si litiga, che si viva a fare non si può dire, però insomma devi provarci. Allora, alla fine della serata verrà distribuito un questionario. Che sì. Il questionario avrà una domanda sola: Mario è un prevaricatore? E 3 risposte: sì, no, forse. Quindi preparatevi, ragionate,
Due sono il più. No, scusa, non puoi. Vabbè. No, ho detto si fa tre risposte. Sì, no, forse. Vai. Oh, senti, la politica invece. Anche questa è stata un'esperienza difficile, mi sembra. Possiamo condividerlo, non parliamo di politica, non parliamo di politici, soprattutto magari anche quelli locali. Sto parlando della provincia di Varese, io quindi non ho implicazioni. Tu parla di Legnano dopo se vuoi, però ormai cose confinate nella storia, mi sembra, che hanno superato la cronaca. Quindi, e a un certo punto fai anche qui un'affermazione abbastanza drastica. Sulla decadenza prima morale e poi economica dell'Italia. Se qualcuno avesse dei dubbi sull'ironia del personaggio, stava parlando di funghi quando arriva a questa conclusione. Se era nel bosco, si ricorda tutti i porcini che ha raccolto. Secondo me, mente. Comunque. Vabbè, quindi la sfiducia del popolo italiano nelle sue capacità, poi in tre righe ne dice di ogni. Quindi un giudizio prettamente politico. Cosa ci dici della tua esperienza politica? Come si dice, io non sono politico perché sono troppo rigido nel fissare le regole e troppo elastico nell'applicarle. Una volta detto questo, io non amo litigare, quindi, e non amo neanche prevaricare, nel senso che prevarico, ma non, mi scoccio un po', ecco. Vedo che non è giusto. E quindi quando mi hanno chiesto, soprattutto, beh, io ho fatto tutto il cursus honorum del Movimento Popolare, dei Formigoni, cioè di qui e di là, di su di giù, tutta una stagione di impegno politico dei cattolici democratici, come si diceva una volta. Per noi. La democrazia si dice adesso, per il era popolare. Sì, sì. Io faccio una confessione pubblica, il cattolicesimo democratico non piace. Quello popolare sì. Allora, ho fatto tutto questo cursus, che adesso è completamente dimenticato, questo un po' mi dispiace perché le cose bisogna giudicarle e non lasciarle passare senza giudizio. Ho fatto tutto questo e non penso che mi sono trovato di fronte anche qui alla fine di un'epoca in cui il cattolicesimo italiano, che era composto tra cattolicesimo liberale e popolare, uniti nell'esperienza della democrazia cristiana, è sparito nel giro di un paio di mesi. Eravamo qui, io avevo accettato di far parte degli ultimi fuochi della DC e credo che questa unità anche qui, questa unità di intenti o comunque questa unità politica e nel fondo quindi l'unione di queste due anime che adesso si sono divise, non esistono praticamente più, forse in realtà non so se l'unico ma uno il più vero apporto che la politica cattolica ha dato all'Italia, che è un paese che ancora adesso abbiamo adesso avviso, ma non è un paese unico, è ancora un paese dove convivono tante anime, o convivono tante anime che non hanno mai trovato un punto di riconciliazione, dove comporre tutta la storia del Novecento, che è stata così complicata per noi. Sì, forse diciamo così, volendo fare una divagazione storica, le radici sono anche precedenti a questa incapacità di trovare un senso comune alla vita civile e politica dell'Italia. Ovviamente risalgono anche
è quello che si continua a chiamare mito di sovranismo e che insomma venne anche fatto contro l'Italia cattolica. Questo, poi vabbè, poi i tempi cambiano, evolvono e adesso constatiamo anche la condizione di una condizione di ignoranza che forse nel 1948, quando cominciò veramente la storia dell'Italia, la storia politica dell'Italia repubblicana, in cui conosciamo gli esiti, era ovviamente una situazione diversa. Poi c'è stato, io ho delle esperienze politiche abbastanza deludenti, ma sono successive. Possiamo condividere, questa è una delle cose che possiamo condividere, insomma, la delusione per la possibilità di fare politica, magari mantenendo fermi i principi e cercando di ragionare sulla realtà, che non è un esercizio facile. Senti, adesso usciamo un attimo da questa serietà, anche perché sì, anche quasi ora di. Il pubblico è particolarmente annoiato, no? L'ho chiesto al pubblico, non a me. Dunque, abbiamo fatto, dicevamo, tutte e due grosso modo lo stesso lavoro. Si fa presto a dire agronomi, ma insomma, forse uno dei mestieri meno vicini alla realtà del diciamo così. Il mondo agricolo è un mondo di straordinaria minoranza, quindi cosa faccia chi si occupa di agricoltura, magari come ne siamo occupati noi, non coltivando direttamente la terra ma facendo dell'altro, non è facilmente comprensibile. È tra l'altro un aspetto della realtà dove il progresso viene visto con sospetto, parlo del progresso tecnologico, anche di un progresso tecnologico ragionevole, inteso. Viene visto comunque con sospetto quando qualsiasi altra forma di progresso, il penultimo, l'ultimo modello di aggeggio elettronico è ben accolto, ma magari l'agricoltura che ci dà da mangiare no. Comunque non è facile che si sappia cosa fa un agronomo, figuriamoci uno che si è occupato come lui, un po' anch'io, ma lui molto più di me e molto meglio di me di genetica agraria. Cosa mai sarà sta roba? No, non vado a sapere. Poi io mi domando se per caso tu, questa non è proprio una citazione, magari una volta sei riuscito a dire faccio un salto nell'altro emisfero per la counter season. E chissà cosa sembra. Ma poi tra l'altro ci siamo occupati tutti e due di una questione molto spinosa. Ci abbiamo perso la gioventù e anche una buona parte della maturità. Risultati? Meno che zero, anzi, ci abbiamo solo perso la reputazione, dico bene. Ecco. Ma cioè, come hai vissuto tu questa situazione di esotismo sociale, ci siamo occupati di una cosa che volevamo, mancava solo la galera, ecco. Sì, io mi sono occupato per anni degli organismi geneticamente modificati, cioè anch'io, non è che l'introduzione nell'ambiente delle piante modificate, quella che era un cavallo di battaglia della, quello contro cui essere era un cavallo di battaglia della Coop fino ai tempi recenti, dei supermercati, e che adesso non tira più neanche quello. Vabbè, mi sono occupato di questo perché al tempo, ci ha parlato del 92, 91, 92, il Ministero dell'Agricoltura voleva, cioè era una cosa innovativa e voleva introdurli a questa cooperativa dove lavoravo, avevo un incarico di studiare le leggi per poterlo fare. Poi tutto è passato alla sanità e le cose erano ministero della sanità che non era interessato, era interessato solo ai micro, dai micro e vaccini, tutte quelle robe lì, e le piante non. Quindi io ho perso parecchi anni poi di lavoro, ma non è tanto solo perché l'ho perso io, ma l'abbiamo perso tutti perché
questa posizione, insomma, una posizione europea di rinuncia, niente, è stata poi superata, ci sono tutte cose superate, che però, come descrivo nel libro, sono stato un po' l'indice di una presa di distacco dall'innovazione, come diceva Gabriele, in agricoltura, ma non solo in agricoltura. In fondo io mi sono reso conto, ancora prima di fare queste cose, che c'erano cose che non andava, quando c'è stato Chernobyl, no? dove si è, magari anche giustamente, rinunciato al nucleare senza come una rinuncia al futuro, no? Anche se c'erano difficoltà, eccetera, eccetera. E lo stesso è lo stesso per quanto riguarda gli organismi notificati, con delle posizioni che qui posso dire, ma insomma, la posizione principe che denota, adesso se vogliamo fare il tecnicismo un attimo, faccio una digressione, ma gli organismi geneticamente codificati, cioè le biotecnologie embrionali, sono state bandite dall'Unione Europea come tecnica di modificazione delle piante. Quindi qualsiasi, senza vedere i risultati, senza vedere niente, solo l'applicazione di una nuova tecnologia è stata bandita. Questo è stato una cosa molto antiscientifica e che ci ha buttato fuori dal settore. Nel libro, attraverso la mia esperienza, vedete bene chi volesse leggere, se ne avesse voglia, vedrebbe bene i dettagli, però ecco, la mia vita professionale è stata un po' segnata da questo. Tuttavia, siccome bisogna pur vivere, ho fatto tante cose di cui la metà non ha avuto successo, l'altra metà invece sì, normalmente quelle che io mi aspettavo che non l'avessero e viceversa. Comunque sono contento di quello che ho fatto, come dicevo prima, e sono contento di poterlo raccontare, anche se poi ormai è qualcosa che appartiene più al passato che al presente. Metto per analogia e parallelismo di vita la firma, quello che ha appena detto Mario, però devo dire una cosa: lui prima citava Chernobyl, la sua prima preoccupazione è stata per i funghi, perché non poteva, la contaminazione, e da lì poi parte tutto il discorso sulla politica. La politica del porcino, sostanzialmente, perché poi solo quelli raccoglie lui, no? Nonostante la sua cultura gli consentirebbe di allargare le russole, la piatta, la specie, è chiaro, no? No, è vero, adesso quello che ha detto Mario è profondamente vero, e io la cosa che di questi 20 anni di, non dico di vita inutile, tutto il contrario, ma di cose che poi si sono rivelate utili nonostante i nostri sforzi, è che c'era tanta gente nell'ambito soprattutto della ricerca pubblica italiana che al di fuori, al di là della retorica delle multinazionali, su queste cose aveva lavorato e che si è con grande generosità e con risultati molto interessanti, e che si è vista, come dire, falciare l'erba sotto i piedi in una maniera, secondo me, in una profonda ingiustizia, e nella logica del trionfo dell'homo ideologicus. Ecco. E c'è tante persone che abbiamo conosciuto, che abbiamo stimato reciprocamente, a partire da quello che tu anonimamente indichi come professore. Ah sì, quello sì. Che è già una persona che è inutile citare il nome perché tanto non lo conosce nessuno, ma ti abbiamo voluto bene tutti e due, dai. Abbiamo trascorso un'ora insieme, provo citandoti a arrivare a una conclusione. Tu alla fine, insomma, dici una cosa del genere:
cito così, non può smentirmi, la storia è per così dire il luogo dove possiamo contendere a Dio la creazione. Notate la profondità del pensiero teologico, non cosa così. Contendere a Dio la creazione. Questa è un po' l'ambizione dei genetisti agrari. Cioè, ci viene la spiegazione, ovviamente, cercare di realizzare qualcosa di nostro che prima non c'era e adesso c'è. Ti riconosce la citazione, vero? Sì. Questo l'ho messo perché mi descrive soprattutto, come ho cercato di dire prima, soprattutto perché appunto se no cosa si sta volendo fare nel lavoro, perché poi alla fine un uomo maschio maggiorenne, sì, c'è la famiglia, però insomma il vero punto dove si contende a Dio la creazione è nel cercare di lasciare un segno, anche se non è un segno che rimane sempre. Ma per chiudere vorrei leggere la quarta di copertina, perché ci ho pensato e ve la lascio. Avevo pensato di no, ma adesso lo faccio così. Perché riprende un po' quello che ci ho detto. E questo ha a che fare un po' con Mazzafame, sì, certo. Le cose importanti si percepiscono nell'istante in maniera fugace. Se ne sente l'eco e si trattiene qualcosa nello sguardo, più spesso soltanto nella coda dell'occhio. La felicità è tanto reale quanto sfuggente. E siccome ci accorgiamo di essa un attimo dopo che è successa, è difficile descriverla, perché si tratta di qualcosa di inaspettato, completamente eccedente ogni nostro desiderio. Rischio, anche adesso che ne scrivo, di essere come al solito fuori tempo e fuori luogo, un po' come quello che intendono i francesi con l'espressione esprit des escaliers, che indica la situazione nella quale quello che dovevi pensare o dire o di cui dovevi accorgerti quando per esempio ti è successa la felicità ti viene in mente dopo, quando stai scendendo le scale per andare via dal posto dove è successa, e quello che volevi dire o pensare o essere arriva sempre un poco troppo tardi. Io spero stasera di non essere arrivato un po' troppo tardi, vi ringrazio. Grazie Mario, grazie Gabriele. Due parole, prima di tutto abbiamo le copie del libro di Mario, quindi ce l'abbiamo qua, se volete acquistarlo per Mario me lo firma sicuramente con piacere, vi lascio una dedica. E quindi alla fine prima di uscire fateci un pensierino, anche perché non abbiamo dato spazio alle domande, però secondo me le domande poi gliele potete fare di persona Mario, perché mangiare un libro, così intanto un po' più nel contesto dopo la facilitazione di questa serata. Volevo dire che questo incontro è stato organizzato dall'Associazione De Gasperi, spendo due parole per chi non la conosce, vabbè, la si conosce tramite gli eventi, le cose che abbiamo promosso. Chi volesse, che non è iscritto, può anche iscriversi stasera, se vuole me lo dice, faccio avere anche il modo per l'iscrizione, oppure chi fosse socio vuole rinnovare la quota, sono disponibilissimo a incassare tutto quello che volete, perché viviamo anche di questo. Volevo dirvi che settimana prossima, martedì 14, presso la nostra sede di Via Pontina, presenterò un progetto che vogliamo portare per il centenario di Legnano come associazione, che vogliamo, come dire, presentare la città verso questo autunno, diciamo, e su questo inviteremo tutti i soci, gli amici che sono interessati, in modo tale da vedere se ci si può comunque contribuire o aiutare su questo progetto. È un progetto di tipo storico, praticamente abbiamo identificato due periodici che venivano pubblicati a Legnano nei primi anni 20, un periodico cattolico che era l'organo del Partito Popolare Italiano, un altro periodico che invece era un periodico futurista e poi è diventato esplicitamente fascista,
che copriva gli stessi anni, che quindi danno entrambi uno spaccato da due punti di vista assolutamente diversi, in certi casi conflittuali, però di quella che era la realtà della nostra città, allora Federica Città, insomma, in quel periodo. Vi preannuncio poi che faremo stasera la faglia milanese, dopo la sua assemblea di là, noi la faremo il 13 di giugno per i soci, sempre probabilmente le faremo nella libreria Nuova Terra, associandola a un evento che stiamo preparando per quella data, il 13 di giugno. Quindi vi rimando quindi a questi due appuntamenti, ringrazio di nuovo per la partecipazione, ringrazio i due nostri amici che ci hanno intrattenuto questa sera. Grazie ancora.